Ciao, dolci riflessi. Oggi vi propongo un nuovo tutorial, una mantellina ma anche coprispalle, perché non è eccessivamente lunga, molto comoda anche metterla sopra a un vestito abbastanza scollato. Il filato che ho scelto è un bambù naturale al 100%, veramente molto morbido e facile da lavorare, questo è il colore corallo. Passiamo subito all'occorrente e poi al tutorial. Da vicino questa mantellina, ma anche coprispalle, come vedete non è eccessivamente lunga. Voi potete anche allungare molti più giri fino ad arrivare al sottoseno. Allora, la lunghezza è di 26 centimetri, la larghezza tra un lato e l'altro è di 70 centimetri. Questo è in base alla vostra misura e circonferenza, comprese le braccia. Io comunque man mano l'ho provato, man mano che ho fatto i giri e poi gli aumenti, man mano lo provavo in maniera di renderlo proprio giusto sulla mia misura. Se vedete che comunque dovete aumentare più giri per quanto riguarda senza aumenti, voi lo fate tranquillamente fino ad arrivare alle spalle. Dopo le spalle potete iniziare ad aumentare fino ad arrivare poi alla fine, che è, diciamo, questo il giro del seno. Questo ovviamente dovete provarlo per avere una misura giusta per voi. Adesso andiamo a vedere subito l'occorrente e poi al Il tutorial. filato che ho scelto per questo progetto è il Take Bamboo Corallo, 100% bambù naturale. Consiglio un l'uncinetto 2,5-3,5, i ferri dal 3 al 4. Sono 50 grammi, lunghezza 125 metri. Uncinetto 3,5. Andiamo a avviare per questo progetto 140 catenelle. Dopo avviate vado a chiudere a cerchio. Entro nella prima e realizzo una maglia bassissima e vado a chiudere. Dopo che abbiamo chiuso il cerchio, mi alzo di 3 catenelle. Entro sullo stesso punto e vado a realizzare una maglia alta. Due catenelle, 1 e 2. Sullo stesso punto vado a realizzare di nuovo due maglie alte, nascondendo bene il filo dietro, così lo blocchiamo un attimino. Allora, prima maglia alta e seconda maglia alta. 2 catenelle, ci saranno sempre 2 catenelle di separazione. Adesso vado a contare 1, 2, 3 e 4. Entro sul punto, lavoro sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte sullo stesso punto. Questo è il nostro ventaglio. Due catenelle di separazione e vado a contare ancora 4. 1, 2, 3, ecco qui 4, la quarta catenella. Vado a lavorare sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Questo per tutto il giro. Adesso che ho concluso il giro, restano 1, 2, 3, questa è la quarta catenella, il primo punto che abbiamo realizzato. Entro nella terza catenella e realizzo una maglia bassissima. Mi devo spostare. Mi sposto al punto successivo, maglia bassissima, e poi in quello centrale che è qui. Posso anche entrare da sotto all'archetto e realizzare una maglia bassissima. A questo punto realizzo le mie 3 catenelle, 1, 2 e 3. Di nuovo rientro
al centro del ventaglio, maglia alta, 2 catenelle, rientro al centro, maglia alta, ancora maglia alta, sullo stesso punto abbiamo realizzato il ventaglio. Ora 2 catenelle di separazione, vado sul punto successivo, che è questo, il ventaglio successivo. Entro sempre dentro al ventaglio dove c'è l'archetto e vado a realizzare sempre 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte e 2 catenelle di separazione. Come avete visto, il punto è sempre lo stesso. Proseguo fino ad alzarmi a una misura di giri che ora vi faccio vedere. Allora, ho concluso 7 giri. Eccoli qui. Ora dobbiamo fare degli aumenti. L'aumento è semplicemente aumentare delle maglie alte per quanto riguarda il ventaglio. Allora, adesso che ho chiuso, mi alzo sempre di 3 catenelle. Invece di fare come adesso abbiamo realizzato 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, faremo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. La prima l'abbiamo realizzata, facciamo la seconda e la terza. 2 catenelle, proseguiamo sempre sullo stesso punto per il ventaglio, 3 maglie alte, la seconda e la terza. Abbiamo fatto sempre 2 catenelle di separazione. Eccolo qui. Ora 1 e 2 sono sempre 2 catenelle tra un ventaglio e l'altro. Ripetiamo sempre la stessa sequenza, per cui 3 maglie alte sullo stesso punto, e questa è la terza, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, per cui il nostro ventaglio è composto da 2 maglie alte in più confronto ai giri precedenti. Eccolo qui. Adesso proseguiamo e vi dico in quanti giri ci dobbiamo alzare, e la nostra chiusura sarà sempre con una maglia bassissima. Ci spostiamo al centro, invece di spostarci 1 e 2, ci spostiamo su tutte le maglie alte anche al centro. Facciamo sempre la stessa cosa, semplicemente su una maglia in più. Proseguiamo. Vi dico i giri che ho fatto con le 3 maglie alte, il ventaglio con le 3 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ho fatto 7 giri. Allora, adesso dobbiamo realizzare le maglie altissime. Mi alzo sempre qui al centro di 4 catenelle, 3 e 4. In questo caso noi faremo sempre le 3 maglie. Un ventaglio di 3 maglie più 2 catenelle e 3 maglie. 2 volte il filo sull'uncinetto, entro al centro del ventaglio, passo su 2 asoline, su 2 asoline e vado a chiudere. E questa è la seconda, la prima ovviamente ho realizzato 4 catenelle. 2 volte il filo sull'uncinetto e vado a realizzare sempre la mia maglia altissima. Poi voi a questo punto fate un giro. Un giro fatto, il giro lo provate in maniera che comunque vedete se è troppo largo o seppure dovete aumentare una maglia in più. In quel caso, il giro successivo farete 4 maglie altissime. Allora, per il momento io ho fatto la prova, ancora mi va bene. Allora adesso proseguo. Per cui adesso sono 2 catenelle, sempre la stessa sequenza, vado a lavorare i miei ventagli con 3 maglie altissime. Proseguo fino ad arrivare a, diciamo, l'altezza, facendo una prova. Lo provate e vedete se è il caso di aumentare una maglia oppure no. Ecco qui, ho terminato. Ho fatto un giro in più
con 4 maglie. Come vedete ne ho fatti 2, qui era di 3 maglie alte il ventaglio, poi ne ho fatte di 4 e un altro giro, sempre uguale con 2 catenelle di separazione, perché per quanto riguarda il seno, il mio è molto ampio, allora ho voluto fare degli aumenti in più. Questo poi vedete voi se è il caso di farlo oppure no. Io l'ho dovuto fare per forza perché la mia circonferenza seno è molto abbondante, però per quanto riguarda le spalle, insomma, è perfetto. Come avete visto è facile da realizzare. Se volete informazioni in più per quanto riguarda questo tutorial, potete andare sul mio sito www.luanadolciriflessi.it per avere più informazioni per quanto riguarda le misure, per quanto riguarda alcune cose che vi sono sfuggite nel tutorial, lì sono già scritte. Allora potete seguirmi se volete anche su Instagram. Un bacione a tutti, ci vediamo ogni lunedì e venerdì su questo canale. Un bacione!